Articolo 4. E poi discuteremo in quell'occasione. Tuttavia, noi pensiamo e siamo anche favorevoli e non mancherà il nostro sostegno a tutte quelle proposte di aumento dei sostegni per le spese sociali, perché come mi ricordava precedentemente l'intervento, noi siamo di fronte. E questa è l'occasione anche per ricordare. Siamo di fronte a quello che il Censis ha chiamato una spesa sociale impicchiata nel nostro paese. C'è stato un trend drammatico di riduzione che ha colpito e quindi tutti quegli emendamenti, quelle azioni che portano ad un incremento dei fondi e al superamento di quelli che sono i vincoli. Noi siamo d'accordo. Grazie, collega Nicchi. La collega Carnevali, prego. Baroni, dice di dare la parola prima a Baroni. No, prego. Beh, io voglio sottolineare una cosa. Io credo che invece questa legge, il fatto che venga istituito un fondo, sia un elemento di grande pregio. E cerco di spiegarne le ragioni. Prima perché è in coerenza con le finalità che abbiamo scritto nell'articolo 1. Quale ho fatto riferimento anche nell'articolo precedente. Noi abbiamo finalmente cambiato una prassi, diciamo, che avveniva e che avviene nel nostro paese, per cui distinguiamo le persone purtroppo per categorie anagrafiche o per categorie di condizioni. Finalmente questo fondo stabilisce che viene dedicato un fondo specifico alle politiche dedicate al durante e il dopo noi. E vede, onorevole Occhiuto, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice lei, che c'è la necessità di avere quindi un fondo, lei dice forse è simbolico, a me 90 milioni mi sembrano francamente non molto simbolici, anzi devo dire mi sembrano particolarmente cospicui. Perché seppur vero che gli enti locali, e lo dico anche da ex amministratore, stanno riducendo o hanno ridotto le risorse destinate al Fondo per le politiche sociali. Io ricordo come fu particolarmente drammatico quando il Fondo della non autosufficienza vide allora la cifra zero di risorse dedicate ai comuni per le politiche, dove progetti di continuità si interruppero. Allora il tema è, se noi vogliamo dare continuità, il valore di questo fondo non sta nella cifra che non è simbolica, anche in questo, ma sta in una caratteristica invece importante che abbiamo fatto nel fondo per la non autosufficienza, l'abbiamo fatto nel Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e lo facciamo in questa legge, che è quello di garantire la triennalità delle risorse che noi diamo, che vuol dire garantire soprattutto per le politiche sociali, la cui competenza spetta alle regioni e spetta agli enti locali, di poter fare una buona programmazione e non di fare gli interventi di start-up. Qua non stiamo facendo nessuna start-up, qua stiamo sostenendo una politica per cambiare una tendenza di questo paese che ha visto nella sola istituzionalizzazione l'unica risposta possibile alle persone con disabilità grave per il loro futuro. Grazie collega Carnevali. C'era il collega Baroni a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Vede, la questione è molto semplice. Si istituisce questo ennesimo fondo e si destinano una parte di soldi che vedremo poi come vengono ripartiti e di fatto si vuole elevare una proposta di legge che sarebbe stata ottima in quota opposizione, ma sicuramente non è sufficiente in quota maggioranza, in quota governativa. Vede, abbiamo un altro dato, 429.220 ricoveri per presidi residenziali, socioassistenziali e sociosanitari. Il governo si preoccupa dei ricoveri impropri all'interno dei pronto soccorso e non si... E